Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con una notizia di cronaca giunta proprio negli ultimi minuti in redazione. Grave incidente sul lavoro a San Vito dei Normanni poco dopo le 12 di questa mattina, quando un carrello per il trasferimento di attrezzi e materiale edile si è staccato dal montacarichi, precipitando e travolgendo il titolare dell'impresa artigiana che stava effettuando lavori in un'abitazione privata in via Rossini, alla periferia dell'abitato. La vittima è un pavimentista e piastrellista molto noto a San Vito, Cosimo Dagnano, che al momento in cui il carrello si è sganciato si trovava sulla traiettoria di caduta. L'artigiano è stato soccorso subito dai suoi stessi operai, quindi è stato chiamato il 118, che ha una postazione a San Vito dei Normanni. Dopo le prime terapie, Dagnano è stato trasferito d'urgenza a Brindisi, dove oltre al reparto di rianimazione opera anche una divisione di neurochirurgia. Sulle dinamiche dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e lo Spesal dell'ASL, che stanno acquisendo anche la documentazione di regolarità dei lavori e stanno accertando se fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza previste per i cantieri. Ancora cronaca nella serata di ieri, intorno alle 22, due colpi di pistola sono stati esplosi all'entrata della palestra G-Fit in via Romagna a Mesagne. I due colpi sono stati uditi da poche persone all'interno dell'attività, tra cui dal proprietario della palestra, il 39enne brindisino Gianluca Amoruso, che ha subito allertato il locale commissariato di polizia. Ad agire sarebbe stato un uomo solo e a volto scoperto che ha sparato ad altezza d'uomo due colpi di pistola calibro 9 che non sono riusciti a giungere all'interno della struttura grazie alla robustezza del portone d'ingresso. Ad aiutare gli investigatori nelle loro indagini ci sarebbero le immagini della videocamera di sorveglianza posta sul lato opposto all'ingresso della palestra. Si cerca di capire il movente di questo gesto. A detta di Amoruso, non gli sarebbero state mai avanzate richieste estorsive. Voltiamo pagina. Presso la sala conferenze dell'hotel Patronelli a Francavilla Fontana, questa mattina i partiti di opposizione in Consiglio Comunale hanno tenuto una conferenza stampa sugli ultimi episodi che hanno interessato il sindaco e la sua maggioranza, l'assise comunale sulla legalità, andata parzialmente deserta, e il servizio realizzato dal TG satirico Striscia la Notizia nei giorni scorsi. Agnese Poci. Dura la posizione delle forze d'opposizione di Francavilla Fontana, che hanno tenuto una conferenza stampa presso l'hotel Petronelli della città degli Imperiali. L'opposizione chiede le dimissioni del primo cittadino, Vincenzo Della Corte, beccato dagli inviati di Striscia la Notizia, mentre svolgeva visite ad alcuni pazienti all'interno dello studio medico del fratello Luciano, accusando l'opposizione di aver allertato le telecamere Mediaset. Da lì si è scatenato l'inferno politico e non solo, specie dopo un consiglio monotematico sulla legalità. Noi oggi chiediamo le dimissioni del sindaco per la semplice ragione che quello che è avvenuto è un fatto piuttosto grave, cioè un fatto che non soltanto è condiviso, cioè è così considerato tale da noi, da tutta la città di Francavilla, ma addirittura ha avuto una valenza e quindi anche a livello nazionale, perché così come è venuto fuori da quello che è stata poi la trasmissione mandata in onda da Striscia, la situazione, i fatti, così che sono stati messi all'attenzione dell'opinione pubblica, sono fatti piuttosto gravi, che non possono essere considerati estranei a quella che è l'attività amministrativa. Così come in una intervista ha dichiarato lo stesso sindaco. Bisogna non dimenticare che il primo cittadino deve essere di esempio. Questa conferenza stampa, secondo me, nasce invece dalla reazione che il sindaco della Corte ha avuto rispetto a, diciamo, l'episodio burlesco, ma anche di tipo giornalistico che ha messo in piedi Striscia la Notizia. La reazione del sindaco della Corte è stata, secondo noi, spropositata perché ha attaccato a testa bassa l'opposizione sparando un po' nel mucchio e quindi ha provocato necessariamente la reazione dell'opposizione stessa. Noi riteniamo che il fatto, così come è emerso e pare, sembra delinearsi in maniera esattamente, diciamo così, come rappresentato in televisione, è un fatto grave, di una gravità abbastanza rilevante e noi riteniamo che proprio la reazione avuta dal sindaco e poi anche le cose che sono state dette a suo favore dalla giunta, che in qualche modo ha giustificato un comportamento di questo tipo, sminuendolo e minimizzando il fatto, dicendo che questa era una situazione che andava avanti da tanti anni, come se fosse una giustificazione e non invece un aggravante del fatto. Per cui ecco, noi riteniamo che il sindaco debba assolutamente porsi una questione importante di carattere politico e quindi anche riflettere sulla prosecuzione della sua esperienza a capo di questa amministrazione.
Nuovi sviluppi nella vertenza ITN a Martina Franca, dall'azienda tessile sono state avviate le procedure di mobilità per 131 lavoratori, una decisione che genera la dura protesta dei sindacati. Si inasprisce la già delicata e complessa vertenza ITN. Dall'azienda infatti, proprio nelle ultime ore, è stata data via libera alle procedure di mobilità per 131 dei lavoratori finiti in cassa integrazione straordinaria, dopo che nell'aprile del 2011 la Nardelli Confezioni, tra le realtà sino ad allora più rappresentative del settore tessile martinese, annunciò la chiusura dei suoi impianti produttivi denunciando lo stato di crisi strutturale. Una situazione che spinse subito le organizzazioni sindacali, con la Filtem CGL in testa, a cercare un confronto con la parte datoriale dell'azienda, coinvolgendo direttamente i lavoratori. Da allora, ed è passato esattamente un anno, poche però, e quanto denunciano i sindacati, sono state le risposte da parte della stessa azienda, nonostante l'avvertenza ITN sia finita anche sui tavoli di provincia e regione. La settimana scorsa, 12 mesi esatti dall'annuncio della chiusura, lavoratori e rappresentanti della Filtem si erano ritrovati dinanzi ai cancelli dell'industria tessile martinese per chiedere risposte sul proprio futuro occupazionale e testimoniare la propria ferma volontà di difendere il proprio posto di lavoro. Ancora una volta, evidenzia oggi Giuseppe Massafra, segretario provinciale della Filtem CGL in una nota, siamo rimasti spiazzati dalla facilità con cui vengono disattese non solo le promesse, ma la parola data davanti alla stampa e ai cittadini. Non è passata nemmeno una settimana da quando, durante l'assemblea all'interno dell'ITN, anche l'azienda aveva dichiarato, sottolinea Massafra, di fare tutto per impedire l'ecatombe del licenziamento degli operai interessati alla produzione, che dopo 5 giorni, prima addirittura che ci fosse un incontro in regione, arriva l'avviso dell'avvio delle procedure di mobilità per 131 lavoratori. Questa scelta, continua il segretario provinciale della Filtem CGL, rappresenta la chiara volontà da parte della società di chiudere i battenti e di non ricercare alcun confronto con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni. Se l'ITN non ha a cuore nemmeno la propria storia, gli operai sì. Per questo motivo, annuncia la CGL, martedì 1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori, la Filtem sarà in piazza 20 settembre con gli operai delle confezioni martinesi per ribadire il più semplice dei concetti, sì al lavoro, no alla speculazione. Voltiamo ancora pagina. È stato presentato nell'ambito della 10ª edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, in corso di svolgimento a Brindisi, il progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dall'Istituto Nautico Carnaro, presenti all'iniziativa numerosi studenti. Vediamo. Diffondere la cultura del mare prendendo in considerazione anche l'ambito professionale, questo è l'obiettivo della 7ª edizione del progetto di alternanza scuola-lavoro. Un percorso didattico dal tema Un mare di mestieri e professioni. L'iniziativa è stata illustrata dagli studenti dell'Istituto Nautico Carnaro di Brindisi nel corso del seminario che si è svolto oggi nell'ambito dello SNIM. Scuola e lavoro, un binomio possibile, ha spiegato la preside dell'Istituto Carnaro, Clara Bianco. È uno degli obiettivi sicuramente avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, far fare esperienze al di fuori dell'aula che risultano formative anche per quelle che sono le competenze del lavoro in gruppo, del sapersi misurare con le difficoltà, soprattutto incentivare anche l'amore del mare, considerato che in questa cornice quest'anno lo SNIM credo che dia il meglio di sé. Quindi c'è, al di là dell'aspetto educativo formativo, c'è anche un aspetto emotivo. Io dico che nella nostra scuola si può coniugare passione e formazione, e questo è il messaggio che cerchiamo di dare. Nel 2010 hai conseguito il diploma presso l'Istituto Nautico Carnaro a Brindisi, adesso qual è la tua attività? Sei già inserito nel mondo lavorativo? Sì, appena mi sono diplomato dal nautico ho fatto il concorso nell'Accademia Italiana della Marina Mercantile, dove ho passato il concorso con dei buoni risultati, grazie appunto alla preparazione acquisita a scuola. E adesso ho conseguito già il mio primo imbarco a bordo di una nave portacontainer grazie all'Accademia appunto. Oggi sono sbarcato dopo 5 mesi e sono venuto qua per dare una testimonianza e un incoraggiamento a questi ragazzi che escono dal nautico di continuare, di navigare e di perseguire questa strada scelta. Presenti questa mattina al Salone Nautico i sommozzatori che hanno preso parte alle operazioni di soccorso all'interno della nave da crociera Concordia, affondata come noto nel mese di gennaio all'isola del Giglio. Il gruppo presente a Brindisi ha offerto una dimostrazione alle scolaresche. Arrivano dalle questure di Bari e La Spezia i sommozzatori che nell'ambito del Salone della Nautica stanno effettuando a Brindisi alcune dimostrazioni pratiche grazie all'utilizzo di attrezzature specifiche. Si tratta degli stessi sommozzatori che hanno offerto la propria competenza al servizio della ricerca e del recupero corpi nella nave da crociera Concordia affondata lo scorso gennaio vicino l'isola del Giglio. Fondamentale è stato l'intervento in maniera congiunta, e questo mi preme dirlo, di tutti gli organi istituzionali
istituzionali intervenuti. Si è fatto un lavoro in piena sinergia che ci ha portato in tempi a dir poco brevi all'individuazione di quasi tutti i dispersi, perché effettivamente ne restano ancora due. Stanno continuando ancora le operazioni all'isola del Giglio da parte di altri colleghi di altri team al fine di individuare e recuperare le salme dei due dispersi. Che attrezzatura avete utilizzato? Abbiamo utilizzato attrezzatura che potete vedere qui in vasca, unitamente all'ausilio di un robottino chiamato Gnom, chiamato così non solo per il suo termine tecnico di identificazione, ma anche per le sue ridottissime dimensioni, che permette di poter effettuare delle ispezioni attraversando e quindi in questo caso penetrando attraverso spazi molto angusti dove l'attività del subacqueo non riuscirebbe, anche se solo per un'ispezione visiva. Quindi attraverso l'utilizzo di questo robottino comandato dalla superficie con un comunissimo joystick della PlayStation, è dotato lo stesso robottino di una videocamera che riporta in maniera istantanea le immagini di ciò che vede sott'acqua in superficie, si ha la possibilità di individuare e quindi localizzare tutto ciò che è oggetto di ricerca per poter poi passare alla fase successiva di intervento vero e proprio da parte degli operatori subacquei. Abbiamo parlato di tecnologia, ma c'è un aspetto emozionale durante queste ricerche, mi riferisco in particolare proprio alla nave Concordia. Sicuramente più che l'emozione, le immagini sin nel giungervi in prossimità dell'isola del Giglio parlavano da sole, quindi non avevano assolutamente bisogno di essere commentate. È chiaro che per tutti noi è stata un'esperienza non bella, un'esperienza che ci ha segnato tutti, insomma, che ci ha dato la possibilità di effettuare un intervento fin d'ora mai effettuato, per fortuna, augurandoci ovviamente che episodi come questi nel futuro possano non più accadere. Riscoprire il dialetto come primaria caratteristica della persona umana e della comunità è l'obiettivo della Società di Storia Patria per la Puglia, promotrice di un progetto di approfondimento che, dopo aver proposto un primo incontro a Brindisi, ha fatto tappa a Mesagna alla presenza del professor Giovan Battista Mancarella, illustre glottologo e dialettologo. Vediamo. La seconda sessione del convegno di studi sui dialetti organizzato dalla Società di Storia Patria per la Puglia ha avuto luogo presso la Biblioteca Comunale di Mesagne, che da sempre dimostra grande interesse nel conoscere nuovi aspetti delle diversità linguistiche, con speciale riferimento per l'area brindisina. Questa è la seconda tappa comunque di un convegno che sta cercando di coinvolgere tutto il territorio brindisino. Siamo contenti che i mesagnesi abbiano risposto, perché quello del dialetto è un tema fondamentale per la nostra civiltà, per il recupero delle nostre, non solo per il recupero delle nostre tradizioni, ma credo che sia importante per la nostra cultura, per le nostre tradizioni, anche per ritrovare delle forme di identità che si vanno perdendo con la globalizzazione, con le nuove tecnologie. Durante l'incontro, aperto con la lettura della parabola del figlio al prodigo nei dialetti di 9 comuni della provincia brindisina, si è entrati nel vivo del tema della serata, incentrato sulle affinità e le diversità dei dialetti salentini in terra di Brindisi. La provincia di Brindisi ha una sua specificità all'interno della Puglia. È un'area in cui si sovrappongono, da un lato, gli esiti dei dialetti napoletani, quelli per intenderci della Capitanata e del Barese, che arrivano grosso modo fino alla linea Ostuni-Ceglie, e dall'altro lato i dialetti grecanici del Salento, che arrivano fino alla linea ideale che potremmo tracciare a sud della Brindisi-Mesagne. L'asse Brindisi-Mesagne, Oria-Francavilla, come dire, nel mezzo, per cui si sovrappongono esiti grecanici ed esiti neolatini, il che determina poi, ad esempio, nei parlanti anche una incertezza ricorrente sull'uso delle toniche.
I brindisini generalmente hanno molte difficoltà nella collocazione degli accenti, ma questo deriva proprio dal sovrapporsi di queste due fasce, il che in qualche modo, ecco, questa funzione di mediazione fra nord e sud della Puglia, fra il nord occidentale della Puglia e il sud orientale, riassume un po', se vogliamo, anche quello che è il ruolo e della città di Brindisi e del suo porto e della sua provincia nell'ambito del Mediterraneo come cerniera fra Oriente e Occidente. Diciamo che anche su piccola scala quello che avviene su grande scala si ripete, una sorta di microcosmo che contiene il macrocosmo. Dopo un intermezzo musicale con canzoni in dialetto latianese, si sono svolti gli interventi di Erika e Giuseppe Giordano che hanno illustrato gli spagnolismi nel dialetto mesagnese. Dopo è stato il turno di Marcello Ignone, che ha relazionato sul dialetto come bene culturale, ad Antonio Morleo ed Enzo Poci, infine il compito di illustrare alcune satire mesagnesi tra fine 800 e inizi del 900. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale, ma subito dopo la pubblicità, appuntamento con il TRCB Sport, tra poco. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.